argomento così bello è davvero difficile. Però penso che siamo qui nel ricordo anzitutto di un grande uomo, di un grande padre, di un grande artista, ma siamo qui anche per ricordare quei tempi che non ci sono più. E non parlo dall'alto di un pulpito, voglio dire, io all'anagrafe ho 25 anni, ho già avuto alle mie spalle delle esperienze anche molto brutte, Stelvio e Nunzia lo sanno molto bene, però penso che la bellezza di questo appuntamento sia il non perdere il ricordo. E questo vi è in ogni, proprio in ogni riga delle nostre parole, proprio in ogni riga anche di queste opere che in realtà, al di là dell'essere proprio fotografia, dell'essere immagine, sono parole, parole che tutti qui, a seconda della propria sensibilità, stiamo raccogliendo nel nostro cuore. E alla luce delle parole voglio sottolineare ancora una volta, al di là degli scritti che ho fatto in merito a questo appuntamento di questa sera, il perché questo appuntamento, questo evento si chiami Flashback. Perché il flashback, questa figura retorica che appunto ci dà il sapore della nostalgia, di una nostalgia che vuole essere ricordo vivo di un tempo oramai passato, è in realtà proprio un collegamento al flash, il flash non solo della macchina fotografica, ma il flash inteso proprio come luce. Perché molti se ne dimenticano, ma la parola fotografia, fotografia significa scrittura, opera scritta legata alla luce. Perché foto nell'antica lingua greca significa luce. Ed è bello proprio, io che ero presente quando è nato il nome, tra l'altro confermato tra Stelvio e Antonino di questo flashback, di questo trattino al centro che indica proprio il back che ci dà sapore di nuovo, perché comunque la lingua inglese oramai ha conquistato molto, ecco, della nostra quotidianità, ci ricorda sì il nuovo che ricorda il vecchio, ma ha questa parola flash, il flash che appunto è quell'attimo, ecco, Nunzia ce ne sta dando prova con le foto che sta facendo, è quell'attimo che cattura un momento, è quell'invenzione, potremmo dire, perché poi il flash è stato compagno, è andato a braccetto proprio con la fotografia, è quel momento che illumina di più un'immagine e ce la rende più nitida, più chiara. Quante volte magari anche con i cellulari moderni hanno inserito quella specie di lampadina alle spalle, insomma, del cellulare, proprio perché era impossibile fare delle immagini nitide senza un po' di luce. Ed è la stessa luce che i nostri occhi, che forse è l'obiettivo del nostro cuore, della più grande macchina fotografica, che è quella che sta dietro anche alla macchina fotografica stavolta di Enrico Gambardella, che è il cuore. Ed è i nostri occhi, sono davvero il nostro tatto, con i nostri cinque sensi, sono davvero importanti, ma devono essere ancora più importanti col flash, con quella luce che io vi auguro, perché penso che l'augurio che voglia farci Stelvio è di guardare al passato, il back, col cuore in mano, saper abbracciare gli amici del presente, ma diciamolo, e saper illuminare con il valore dell'amicizia che qui ci lega tutti, il valore dell'amore, il futuro. Quindi complimenti a Stelvio per questa idea e grazie a tutti per essere qui e un abbraccio.